Grazie Presidente. Io se approfitterei, visto che ho fatto un ordine del giorno, di parlare anche di quello, nei 5 minuti, così va bene, così a breve. Intanto, come è successo in commissione, sull'argomento si scivola sempre sul ragionamento della obbligatorietà o meno dei vaccini, che non è ovviamente il cuore della questione della legge presentata oggi, perché c'è una legge nazionale, quindi riparlare di quello è ovviamente riparlare di un argomento che magari sta a cuore a alcune forze politiche, ma non è il cuore della questione. Quindi l'obbligatorietà è un contenuto della legge nazionale, non è in discussione questa normativa. Sicuramente l'obbligatorietà è un atto a cui si ricorre con le norme, con dei provvedimenti, laddove c'è una carenza di sensibilità, lo diceva la collega Spinelli. Lo seguo perché non solo perché è collega, ma anche perché è medico, quindi anche l'autocritica fatta diciamo dai pediatri io la trovo logica, legittima. Se da una parte i medici, ma da una parte anche la pubblica amministrazione, quindi ci mettiamo non solo la regione Toscana, ma tutte le regioni, insomma il paese in generale, avessero continuato a fare una sensibilizzazione sul tema, probabilmente oggi non ci troveremmo a dover normare sia a livello nazionale sia a livello locale con degli obblighi che quasi sempre, ahimè, io che sono contro gli obblighi mi rendo conto che raggiungono degli obiettivi e dei successi a differenza di tanti altri temi dove si prova, diciamo, a tenere un profilo più basso, a cercare di imporre meno, ma degli obiettivi non si raggiungono. Qui, da quando ci sono gli obblighi, il numero dei vaccinati ovviamente sono aumentati molto e, diciamo, e la polemica è rimasta più dal punto di vista ideologico e che non, diciamo, dal punto di vista delle famiglie o del settore medico. Quindi non siamo qui a parlare della conquista medica, della conquista, diciamo, della scienza che io vedo tutt'oggi come progresso. È chiaro che qui però, diciamo, abbiamo anche, mi preme dirlo, insomma, l'anagrafe vaccinale che è un punto a vantaggio di questa regione, altre regioni, anzi poche regioni ce l'hanno, mi pare solo la Puglia ce l'abbia, noi ce l'abbiamo e questo sicuramente è un vantaggio per la regione toscana, seppur colgo l'occasione ovviamente per dirlo in questo dibattito, è anch'essa da migliorare perché sappiamo tutti che non è completa perché chi è stato residente in altre regioni, in altri paesi, non ha la nostra anagrafe vaccinale e spesso la chiudo qui, sono proprio i soggetti che più magari sono a rischio rispetto ai bambini di cui sappiamo molte cose, essendo nati, vissuti nelle nostre città e residenti nella nostra regione. Quindi su questo dovremo cercare di fare meglio per avere, diciamo, un quadro più completo anche tra chi migra da altre regioni e altri paesi. Perché ovviamente questo strumento è uno strumento ottimo, insomma, che serve e che in tempo reale fa sì che anche i presidi, che non è giusto, diciamo, sovraccaricare di enormi responsabilità che non li competono dal loro ruolo, possono, diciamo, agire con certezza senza dover chiedere autocertificazione, tantomeno andare a chiamare, come si è letto sulla stampa in altre regioni, i carabinieri o l'intervento dell'ASL ovviamente da scongiurare in una scuola, diciamo, di bambini. Ho aggiunto, avevo pensato anche, ho visto che qualcuno anche alla Camera aveva fatto un emendamento, ho aggiunto, diciamo, una proposta che avevo sentito, diciamo, le parole anche della collega Spinelli in commissione, perché credo sia conseguente alla legge che votiamo oggi. Voi l'avete messo nell'articolo 4, un pochino più o meno, mi sono reso conto. Ci sono, con l'obbligatorietà diciamo, dei vaccini, rimangono fuori una nicchia, magari anche minimale, di bambini che non possono vaccinarsi, che sono sottoposti a altre cure, spesso cure molto gravi, chemioterapie, eccetera, e che rimangono, diciamo, non normati in questo senso, ma soprattutto non protetti. Sono i soggetti che sono più a rischio di contrarre la malattia, perché loro non possono vaccinarsi perché le malattie che hanno in corso non gli consentono, diciamo, di contrarre i vaccini. Quindi io chiedo uno sforzo, capisco che l'obbligatorietà della vaccinazione, di dimostrare la vaccinazione dei docenti e del personale che ha contatto con i bambini sia un po' forte,
Quindi, invece di metterla come emendamento, ho chiesto al Consiglio di valutare quelle che sono le possibilità per arrivare a una certificazione, anche a una, come dire, monitoraggio puntuale su tutti i soggetti che sono a contatto con i bambini perché dimostrino che abbiano, insomma, i vaccini adeguati per poter stare con i bambini, perché altrimenti sono quelli sani, li abbiamo vaccinati, quelli che hanno difficoltà, che possono contrarre il virus, sono quelli più deboli, li teniamo esposti diciamo, alla persona che entra nella scuola e può da adulto contrarre il vaccino. Quindi in questo senso va, diciamo, questo ordine del giorno che segue un po', diciamo, l'iter che, come avete capito, è condiviso anche della legge.